Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Sì, stavo pensando alle vacanze. Arrivano le vacanze, quindi cosa succede? Abbiamo magari abbellito i nostri terrazzi, abbiamo messo tante piante, tanti fiori e poi immancabilmente o dobbiamo chiedere a qualche amico, qualche parente che poi dopo magari ha da fare non arriva, quindi dobbiamo torniamo e troviamo tutto quanto secco e purtroppo sa da buttare tutto e ricomprare tutto da capo se siamo ancora in modalità compriamo piante e fiori. Ma per evitare tutto questo, oggi la TuttoTech vi presenta un prodotto non sponsorizzato, l'abbiamo comprato noi con i nostri dindini. Questo prodotto ci dà la possibilità di avere un innaffiatoio smart. Stiamo parlando del Smart Watering Device. Eccolo qui. Si tratta di un impianto che non funziona nemmeno a corrente o a pile, ha addirittura il pannello fotovoltaico all'interno che va ad alimentare direttamente il prodotto. Questo ci consente di avere un'autonomia praticamente infinita. Si possono collegare due tubi in uscita per poter andare ad alimentare le nostre piante con l'acqua in più punti. Dopodiché abbiamo il cervello pulsante di questa postazione che può essere programmato oppure possiamo andare in modalità manuale e fare fuoriuscire l'acqua quando vogliamo anche a distanza. Io direi adesso di andare a fare l'unboxing e vedere che cosa c'è in questa scatola magica. Eccoci qui pronti, andiamo ad aprire insieme la scatola. Allora, le istruzioni ho già visto che sono in inglese. Nella parte posteriore troviamo qualche informazione tipo il modello, il materiale, il voltaggio, la modalità di caricamento che è con USB tramite il pannello solare, la capacità della batteria è 2600 mAh e può erogare fino a più o meno mezzo litro di acqua al minuto. Quindi abbiamo la possibilità di poter decidere noi quanta acqua dare alle nostre piante, sia tramite programmazione sia utilizzando gli ugelli. Quello è, questa parte qui indica ciò che troveremo all'interno della confezione, ma facciamo prima ad andare ad aprire la confezione. Pannello solare, poi abbiamo dei piedini sia per poterlo appoggiare in maniera inclinata sia magari per poterlo appendere, ma qui abbiamo poi un foro, non so se si vede in camera, eccolo qui, un foro che ci dà la possibilità di poterlo appendere in modo tale da poter alimentare al meglio il nostro prodotto. Dopodiché abbiamo tutta una serie di beccucci per poter alimentare con acqua le nostre piante, si possono girare e questo consente di far uscire più o meno acqua fino alla chiusura totale dello stesso. Abbiamo i supporti per i tubicini, raccordi vari e, cosa importante, abbiamo un filtro. Perché altra cosa bella di questo prodotto è che non serve collegarlo all'impianto idrico di casa, basterà semplicemente avere una tanica d'acqua, vi consiglio molto capiente se dovete star via 2 settimane, e noi, il tubicino che andrà all'interno della tanica dell'acqua, metteremo all'estremità questo filtro in modo tale da non tirare su le impurità presenti magari nell'acqua. E abbiamo altri tipi di ugelli, poi andremo a vedere insieme come poterli montare, anche perché non ne ho la più pallida idea, è la prima volta che acquisto un kit di questo tipo. 10 metri di tubo flessibile per poter fare il nostro impianto e manuale di istruzioni completamente in inglese. Altra cosa bella di questo prodotto, che utilizza come app Smart Life, app che ormai quasi tutti conosciamo, soprattutto per coloro che sono appassionati di domotica, sanno che Smart Life offre grossa capacità di compatibilità con questi prodotti e non dà problemi nel poterli gestire. Ma adesso arriviamo al cuore pulsante di tutto l'impianto, che è la centralina. Anche questa, come vedete, può essere appesa. Lo giriamo e da questa parte si vede la pompa A e la pompa B. Avrà un in e un out, stessa cosa dall'altra parte, quindi abbiamo la possibilità di andare a pescare l'acqua da questa parte, quindi il tubicino partirà da qui, entrerà dentro la tanica e uscirà da questa parte per poter andare a alimentare tutta la serie di piante che abbiamo. Qui abbiamo il tasto di accensione e il mini USB per alimentarlo con il nostro pannello fotovoltaico. Nella parte anteriore abbiamo i tasti touch. Questi tasti che vediamo qui possono essere utilizzati anche direttamente sull'applicazione. Proviamo ad accenderlo. Per poterlo accendere proviamo ad utilizzare la penna. Appena ho premuto il tastino
si è acceso, batteria abbastanza scarica, non so se si vede in camera, adesso sì. Dopodiché lo andremo naturalmente a collegare al suo fotovoltaico. Schiacciamo adesso l'accensione ed ecco che ci compare il display che ci indica per adesso 0 secondi, quindi vuol dire che non è stato programmato nulla. Qui ci sono le fasce orarie, qui ci indica che sono in funzione o comunque possiamo utilizzare pompa A e pompa B, perché possiamo selezionare anche una delle due o tutte e due insieme. Dopodiché, una volta attivato, ci dà anche le previsioni meteo e l'umidità. Io direi di andarlo ad installare e poi dopo procediamo insieme e vediamo tutti i vari dettagli. Ma prima andiamo a vedere con l'applicazione come poterlo far riconoscere. Prodotto acceso, viene indicato di tenere premuto questo tasto tra gli 8 e i 10 secondi finché non inizierà a lampeggiare il simbolo del Wi-Fi. Eccolo qui, è iniziato a lampeggiare, naturalmente il tasto deve essere su on, quindi acceso. Non so se si vede, sta lampeggiando eccolo qua, simbolo del Wi-Fi. La nostra app ha già trovato il dispositivo, ci dice se vogliamo aggiungerla, noi facciamo aggiungi. Diamo le credenziali del nostro Wi-Fi, facciamo avanti. Dispositivo trovato, è venuto fuori anche il pop-up che il nostro assistente vocale ha trovato questo prodotto. Io direi per prima cosa di andarlo a rinominare, perché immaginate chiamare il nostro dispositivo vocale dicendo tutto quel nome, non ci passa più. Allora io direi di dire Innaffia. Ok, ha rinominato il dispositivo, adesso siamo dentro. Accendiamolo, facciamo una prova andando in manuale. Quello che avete sentito è il rumore del motore, poi immaginate di metterlo magari in un posto all'esterno, perché questo qui dicono che è da interno, ma io lo utilizzerò per l'esterno, anche perché ho un mobiletto nelle vicinanze, quindi penso che andrò a mettere il motorino e tutto quanto nascosto nel mobiletto. E quindi poi farò funzionare il tutto. Per prima cosa, qui in alto dove c'è scritto runtime, vedete che potete impostare voi fino a 360 secondi, quindi in manuale. Possiamo dargli anche un intervallo manuale espresso in ore. Dopodiché ci sono le varie modalità, c'è quella modalità automatica o modalità manuale. Cliccando su Pump ci dà la possibilità di switchare tra gli ingressi A, B e A e B insieme, come vi dicevo prima. Quello che vediamo adesso è la modalità di programmazione. Loro preimpostano da lunedì a venerdì, come c'è scritto lì in alto, Monday to Friday, periodo 1, 2, 3, 4, praticamente vi dà la possibilità di andare ad impostare che alle 9.30, come leggete, partirà per 60 secondi e il periodo 22, non so perché è stato messo così, ma penso sia un periodo 2, alle ore 12, poi alle 15.30, 17.30. Invece che alle 9.30 voglio farlo partire alle 6.30, periodo 1, l'icona lascio questa e invece di 60 secondi gli dico che deve andare per 20 secondi, poi naturalmente le prime volte date un'occhiata, facciamo salva e come vedete mi ha preso, alle 6.30 partirà per 20 secondi, poi in base a come regolerò io gli ugelli partirà. Adesso il dispositivo è acceso, ma noi abbiamo tramite l'app la possibilità di accenderlo e spegnerlo. Io direi di fare anche una prova con il nostro assistente vocale e vediamo se funziona. Spegni Innaffia. E l'ho spento. Accendi Innaffia. E il prodotto si è acceso. Quindi ora non ci resta che andare a montare il tutto, dopodiché faremo delle prove per vedere se ci sono altre funzioni che noi possiamo dare vocalmente. Magari, non lo so, possiamo selezionare la pompa piuttosto che quando farlo partire. Ora dobbiamo verificare se il pannello fotovoltaico carica la batteria. Come vedete, in questo momento non sta caricando.
ma se noi andiamo a mettere il pannello al sole, ecco che la carica inizia. La parte centrale, l'unità centrale, l'ho preferita mettere qui all'interno del mobiletto. Come vedete sta caricando. Ho fatto due buchi nel mobiletto, tre buchi. Uno che va a pescare l'acqua direttamente da una tanica che ho messo nella parte sottostante, c'è il tubo che entra dentro, e gli altri due servono per la gettata dell'acqua esterna e per l'alimentazione, che è pannello fotovoltaico. Scusate il disordine, ma sto cercando di sistemare un po'. Allora, l'alimentazione arriva da lì, dopodiché tutto l'impianto. Qui ci andrà una pianta, quindi per adesso l'ho appoggiato così, e questi sono gli ugelli montati all'interno delle piante che mi interessava fissare. Si può regolare la gittata dell'acqua e adesso andiamo ad accendere il sistema. Quindi andiamo ad accendere in manuale l'applicazione. Una volta accesa si attiva il motorino che inizia a pescare l'acqua dalla tanica e la spinge verso gli ugelli. Come potete vedere, in questo caso ho messo un flusso a goccia, ma può essere tranquillamente aumentato. Qui il flusso è un po' più abbondante e comunque potete regolare voi gli ugelli avvitando e svitando la parte blu. Impianto montato. Come avete visto, l'installazione è stata semplicissima. Abbiamo fatto la configurazione veramente in maniera molto rapida, è stata riconosciuta immediatamente non appena acceso il dispositivo dall'app Smart Life, e abbiamo proseguito poi con l'installazione come vi ho fatto vedere nel video. Ora vi faccio vedere come ho programmato io la settimana e come poter annullare magari delle fasi intermedie che a noi non interessano. Come vedete qui, entriamo nell'app Smart Life, andiamo in innaffia, io l'ho chiamato così, potete dargli qualsiasi nome voi volete. Come vi dicevo prima, la parte in alto runtime sta ad indicare che voi potete mettere una programmazione manuale per un tot di secondi che volete voi, ma a noi interessa la programmazione. Entriamo in Programs. Allora, io ho messo che da lunedì al venerdì, nella parte alta, dovrà partire per 20 secondi la mattina alle 6:30 e la sera alle 22:30 per altri 20 secondi. Siccome non mi interessavano le fasi intermedie, mi è bastato entrare dentro. La parte in alto lasciate l'orario, tanto non vi interessa, potete mettere qualsiasi orario voi desideriate. La cosa importante è mettere nell'elapsed time 0 e confermare. Una volta fatto questo date salva, e questo lo ripetete per tutti gli intervalli di tempo o i giorni che non vi interessano. Io ho poi programmato il sabato e la domenica nella medesima maniera dal lunedì al venerdì. Altra cosa che possiamo fare nell'applicazione, oltre ad andare a decidere per quanto tempo il famoso runtime che vedete in alto adesso impostato a zero, per quanto tempo deve innaffiare in manuale, possiamo anche decidere l'intervallo di tempo tra un'innaffiatura manuale e l'altra. Ricordatevi poi nel pump di andare a selezionare, nel mio caso, la pompa A, ma eventualmente se utilizzate la pompa A, la pompa B, oppure entrambe, perché magari volete sdoppiare il tubicino per portare l'acqua a più piante. Il prodotto lo trovate su Amazon, è della marca Cavolet, scritto con la K. Vi lascio naturalmente qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare ad un prezzo di €55,63 compreso il pannello solare. Stranamente, forse adesso stanno facendo una promozione col pannello solare, senza €61,50. Quindi naturalmente viene da sé che è meglio avere un pannello solare che ci alimenti anche quando ci sono condizioni meteo un po' avverse, tipo nuvoloso, continuerà comunque a caricare il vostro prodotto. E ricordatevi magari anche di iscrivervi al canale, attivare la campanella e perché no lasciare anche un mi piace. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!